siamo arrivati. Queste le hai già viste, te le faccio rivedere. Ti ho detto che le ho fatte sparire dal mazzo. Aspetta. Di carte. Aspetta! Te le puoi pure cercare 3 ore in questo modo, ma... Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono particolarmente contento perché ho il piacere di presentarvi e di ospitare sul mio canale AnyCards. Sono sicuro che molti di voi già lo conosceranno perché è autore di diverse magie come per esempio Vision Impossible, magia di cui ho fatto anche la performance che troverete qui sopra se non l'avete ancora vista. E oggi solo per voi vi insegnerà una magia davvero bomba. L'ho già vista in anteprima e vi dico solo che è davvero incredibile. Come avete visto in questi ultimi video ho fatto diverse ospitate, dal Piemonte alla Sicilia, alla Liguria, al Veneto, oggi appunto AnyCards con il Lazio, quindi spero che questo mix di metodi e stili diversi di far magia vi piacciono. Se fosse così, ovviamente iscrivetevi e lasciate un like. Detto questo, non voglio rubarvi altro tempo, quindi mi raccomando, seguite tutti AnyCards perché fate contenuti davvero interessanti e do la parola a lui e alla sua compagna. Ciao a tutti ragazzi, grazie Ale, un saluto a te e per avermi ospitato sul tuo canale. E sono in compagnia di Alessia, che è la mia vittima preferita e ormai predestinata, perché questo è il suo ruolo, è un po' come Giusy. E a proposito, prima di qualsiasi altra cosa, un abbraccio a te, un abbraccio a Giusy, un bacio al piccolino, ciao a tutti. Allora, come vi dicevo, sono, diciamo, orgoglioso di portare questo effetto sul tuo canale, una cosa un po' particolare. Una cosa simile te l'avevo fatta tempo fa, che già ti era esploso il cervello. Comunque, mazzo assolutamente regolare, tutte carte ovviamente una diversa dall'altra, mazzo di Bicycle, i jolly non ci servono, li togliamo. Ora te l'ho insegnato, l'hai imparato, sai che esistono vari tipi di miscuglio, questo è? Quello all'americana. Perfetto, quindi carte mescolate. Mm-hmm. Poi esistono vari anche altri miscugli, per esempio c'è questo. Sì. Che è l'Hindu Shuffle. Sì. Con questo ti faccio scegliere una carta, ok? Vai. Quindi ti scorro come prima e tu mi dici stop in un punto qualsiasi. Ok. Stop. Qui? Sì. Sicura? Sì. Allora, te le metto così strettissime, sì. Io non guardo, così sì. La vedi tu, copertissimo. Dimmi se la inquadrano. Sì, ok, sì. Perfetto. Oh, mi raccomando, questa te la ricordi bene? Sì. Perfetto, perché ne dovrai scegliere okay. Un'altra. Allora, stesso discorso di prima, possiamo anche tagliare. Stesso discorso, quindi ti faccio sempre scegliere una carta, così okay. Tu mi dici stop. Ok, sei pronta? Vai. Stop. Qui? Sì. Sicura? Oh. Volevo fare fino a... Come prima. Sì. Oh, la prima te la ricordi? Cerca di sì. Ricordartela, perché adesso ne devi ricordare un'altra. Sì. La faccio vedere a loro. Sì, sì, vedi. Si vede, tutto a posto, ok? Andiamo a tagliare 1500 volte. Quindi le tue due carte, non una, sono disperse all'interno del mazzo. Okay. Però, ti ricordi quando ti ho fatto un teletrasporto? Ok, io adesso vorrei spingermi un pochino più in là e vorrei far sparire le carte che hai appena scelto dal mazzo di carte. È giusto che tu sia scettica, diffida sempre dei millantatori. Okay. Allora, come l'altra volta, io vorrei tipo musichetta da teletrasporto. Ok, questo è il suono proprio della meraviglia, le carte che scorrono. Ok, io ho fatto. Mi sono concentrato però su due punti particolari. Non ti dico nulla. Okay. Creiamo un po' di suspense, quindi andiamo proprio a girare un gruppo di carte e ti chiedo se una delle due carte, o tutte e due, le vedi tra queste carte? No. No? Queste? No. Queste? Ok. Sono due carte, no, non una. Non c'è. Queste? No. E tra queste? No. Sicura? Sicura. Guarda. Tra queste? No. Tra queste? No. Nessuna delle tue due carte che hai scelto è tra queste? No. Beh, possibile? No, sai. Siamo arrivati? Queste le hai già viste, te le faccio rivedere. Non c'è, non ci sono, né una né l'altra. Fino adesso. Te l'ho già fatte vedere. Trovi le tue due carte. Ok, nel frattempo che lei cerca, ti ho detto che le ho fatte sparire dal mazzo. Aspetta. Di carte. Aspetta!
Te le puoi pure cercare 3 ore in questo modo, ma non ci sono. No. Le abbiamo viste una per una. Ok, ti ho detto che io mi sono concentrato in 2 punti particolari, ben precisi. Allora, mi dici cortesemente una delle tue 2 carte? 10 di cuori. Sì, l'altra? 2 di picche. Ok, il 10 di cuori. Il 10 di cuori. Andiamo a vedere un po' la scatolina. E il primo teletrasporto è riuscito, il 10 di cuori. Non ci stai rimanendo male. Ok, però per la seconda, hai detto qual era? Il 2 di picche. 2 di picche? Sì. Per la seconda mi sono voluto un po' spingere più in là. Potresti cortesemente controllare sotto al tuo telefono? Il mio telefono? Controlla. Che carta è? Falla vedere a tutti. Il 2 di picche. Teletrasporto perfettamente riuscito, doppio teletrasporto impossibile, non ci sono le tue carte, inutile che controlli. Ragazzi, grazie, io vi do 5 secondi, se non volete vedere il tutorial, vi volete, non so, tenere questa cosa come magia, eccetera, eccetera, vi do 5 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, ci vediamo dopo per il tutorial, grazie ancora Ale, grazie Alessia e ci vediamo alla prossima, ciao! Rieccoci qui ragazzi per il tutorial di questo effetto, secondo me molto molto particolare, molto carino, perché è presentato in un certo modo, magari non ci si va a pensare, ed è una cosa che esula un pochino dal mio stile di magia e anche da quello di Ale, perché andiamo ad usare un gimmick che è una cosa che noi diciamo non prediligiamo, ecco, e in questo caso invece diciamo necessitiamo di un gimmick, quindi che possiamo costruirci da soli come ho fatto io in modo molto molto semplice. Non vi spaventate, io odio dover fare robe, gimmick eccetera eccetera, ma questo è talmente semplice, secondo me così d'effetto poi da fare in una circostanza in cui ci sono più persone, quindi farlo a 2 persone è una figata ragazzi, quindi un pub per esempio è proprio azzeccatissimo, e vi faccio vedere come si fa, quindi proprio in stile Art Attack mi serviranno delle forbici, nastro biadesivo, poi vi serviranno delle carte doppia faccia. Non vi spaventate ragazzi, perché queste cose le trovate veramente a prezzi ridicoli, l'effetto l'ho realizzato con questo appunto gimmick fai da te fatto in casa, che eccolo qua. Ok, quindi è un 2 tagliato e l'andate ad attaccare proprio precisa precisa, che avete creato il vostro gimmick, quindi alla risultanza delle cose dovrete avere una carta di un valore, una carta diversa sopra e una terza carta diversa. Voi dovete 3 carte in qui. Voi dovete togliere dal mazzo, poi quando andate a fare l'effetto, dovrete togliere assolutamente il jack di picche, perché è questo, è il vostro gimmick. Quindi andate a togliere il jack di picche, che credo che io l'avessi già tolto. Eccoli qua, quindi il 10 di cuori, non so se l'avevo già tolto, vediamo un po', eccolo qui. Quindi alla fine noi abbiamo il nostro gimmick che va in fondo, che ci guarda il nostro gimmick, mettete i 2 jolly, fate vedere che il vostro mazzo è completamente regolare, quindi andate un pochino veloce sulle prime carte, ma ragazzi guardate, cioè veramente è facilissimo, tutte carte assolutamente diverse, portate leggermente il mazzo su, lo spettatore avrà visto che ci sono dei jolly, andiamo a togliere i jolly e buttate giù tutto. Fatto, avete già fatto. Ora, mescolare è facilissimo, l'importante è che lo facciate molto coperto, quindi magari passate proprio le prime carte in modo che non si flashi la faccia della carta che sta qui, perché se avete comunque una faccia qui, una volta mescolato avete mescolato, e agganciatevi a questa cosa, questo è un riffle shuffle all'americana, ma esistono anche altri miscugli. Attenzione, non è importanza, è l'ordine delle carte che andrà a scegliere lo spettatore, non vi complicate la vita, fate vedere proprio l'esempio dell'indu shuffle prendendo le carte dal centro, lasciando le carte, chiaramente la carta che ci interessa, sul fondo, e fate vedere molto velocemente, fate vedere questo per esempio è l'indu shuffle, e poggiate, apparentemente state mescolando ancora il mazzo, no? Perché fate proprio questo gesto molto coperti e fate vedere come funziona l'indu shuffle, buttate tutto su, sei pronto?
e adesso andate a prendere le carte da sotto con la classica forzatura Bindu Force, ok? Quindi fate proprio questo lavoro qui e vi fate dire stop in un punto qualsiasi. Ammettiamo che lo spettatore dica stop in questo punto. Ora, molto coperti, con la scusa di essere coperti, andate a mettere il mazzetto in questo modo. Ragazzi, avete tutto il margine del mondo. L'importante è che lo mettete un po' a tre quarti, vi potete anche spingere un po' più su, vedete? Non si vede nulla. Per vederlo dovremmo andare fino qui sotto. Ok, quindi diciamo che glielo facciamo vedere. Quindi guardala bene, ricordala, facciamola vedere a tutti, ok? Ritornate nella vostra posizione, mi raccomando mantenete un break perché a noi interessa riportare questa carta in fondo e fate voi, potete buttare giù direttamente le carte in questo modo. Ora dovete trovare una scusa per girare il mazzo, quindi o lo fate come diciamo abitudine, quindi anche quando introducete all'inizio fate un po' giocherellate e gesticolate, perché adesso dobbiamo far scegliere il 2 di picche, quindi ci dobbiamo trovare nella posizione con il mazzo girato, quindi come ho fatto io, così, sempre un po' coperti, non lo scoprite perché altrimenti si vede, quindi dovete trovarvi con il 2 di picche così, diciamo, verso lo spettatore. Facciamo la stessa identica cosa, magari glielo rifacciamo proprio vedere, guarda, come prima ti faccio l'Hindu Shuffle, ok, sei pronto, via. E la cosa che rafforza, per chi non conosce proprio tantissimo di magia, che rafforza l'idea che stiamo cambiando carta qua sotto, è proprio il fatto che quando mostriamo la carta sarà una carta diversa dal 10 di cuori. Quindi facciamo vedere allo spettatore in questo modo il 2 di picche, ricordatelo, tiriamo indietro il tutto, manteniamo sempre il break e possiamo o con gli undercut oppure direttamente buttiamo giù, buttiamo giù, buttiamo giù. Che abbiamo seppellito le tue carte. Ben inteso che prima di tutto ciò voi avrete compiuto delle piccole cose, nel senso, a seconda di come volete portare avanti il gioco, di come lo volete fare voi, l'effetto, avrete preso le due carte e messe in posizioni strategiche, o ve le mettete in tasca, una nella scatolina, come volete voi. Io per esempio, mentre lei era distratta nella performance, ho messo il 2 di picche appunto sotto al telefonino, che tanto non lo tocca mai nessuno mentre gli stai facendo il gioco, sta lì, io l'ho messo sotto. Se siete in un pub potete metterli sotto la, che ne so, il sottobicchiere, sotto la tovaglietta, inventatevi voi la qualsiasi, l'importante è che avete sotto controllo la situazione, quindi dovete nascondere queste due carte in due punti lontani dal mazzo di carte, ok? Quindi in questo caso io avevo messo il 10 di cuori nella scatolina e per esempio mettiamo che adesso il 2 di picche l'abbiamo messo sotto al tappetino, esempio stupidissimo, quindi questo sta a voi, alla vostra fantasia. Una volta fatto tutto noi compiamo il miracolo, perché andiamo a fare tac, abbiamo teletrasportato in due punti precisi le due carte, oppure potete dire semplicemente le ho fatte sparire dal mazzo di carte e poi rivelare alla fine, questo sta a voi, alla vostra psiche, come intendete la magia. Ora prendiamo il mazzo di carte, diciamo, ma creiamo un po' di suspense, prendete un po' di carte, circa metà mazzo, e lo girate di faccia. Tutto questo ci serve per pulirci, perché andiamo a far vedere, tra queste ci sono una delle due carte, no, una delle due carte non c'è, ovviamente ragazzi non ci sarà, buttiamo giù le ultime, andiamo a buttare tutto il mazzetto contenente il nostro gimmick, perché non lo possiamo altrimenti mostrare, e buttiamo tutto sopra, guarda, possibile che non c'è la tua carta? A questo punto possiamo creare un po' di caos e facciamo vedere che tutte le carte chiaramente sono, non sono le due, né il 10 di cuori né il 2 di picche. Arrivati qui, diciamo, queste già te l'ho mostrate, il nostro jack adesso ci copre, ok? E quindi andiamo a buttare giù tutte le carte, ma qua controlla, controlla, creiamo casino, facciamo vedere proprio noi, controlla, non c'è, in modo che lui non vada proprio a prenderle di dorso. Ok, ma non c'è perché io le avevo messe in un punto particolare, mi sono proprio concentrato e le ho teletrasportate, quindi una sta nella scatolina e l'altra sta sotto al tappetino, oppure sotto al sottobicchiere, o dove vi pare a voi, sotto al cellulare, dentro allo zaino, in una tasca. Io spero ragazzi che questo effetto vi sia piaciuto, anche se necessita di questo piccolo gimmick, è una cosa un po' particolare sia per il mio canale che per il canale di Ale. Ringrazio a proposito Ale di nuovo di questa ospitata, mi ha fatto veramente veramente felice. Quindi ragazzi, iscrivetevi anche al mio canale, che non fa male, attivate la campanella così non vi perdete i video che vado a caricare. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like e ragazzi non mi resta che salutare e ringraziare di nuovo Ale, e ancora un abbraccio a te Giusy il piccolino, e ci vediamo alla prossima.
Ciao. Ed eccomi qua. Allora, come avete visto, anche in questo caso è una magia davvero molto interessante. Mi raccomando, prendete spunto da questi video per poter adattarli al vostro modo di far magia, quindi createli come più vi viene meglio. Detto questo, non mi resta che ringraziare ancora AnyCards e la sua compagna. Vi lascerò tutti i link dei loro canali giù in descrizione, quindi iscrivetevi perché sicuramente ne vale la pena. Detto questo, io ringrazio anche tutti voi e noi ci vediamo al prossimo video.